tra l'altro, ragazzi, oggi è anche il giorno dell'uscita dell'iPhone, quindi l'ho dovuto farmelo spedire a casa, e quindi mi è arrivato e sono qua e non posso neanche scartarlo. Vabbè, lo scarterò stasera. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Delia e oggi vi voglio far vedere il mio vlog al Pitti. Sono appena stato al Pitti Fragranze, sono appena tornato e c'è stato tutto un casino anche con la questione dell'iPhone, eccetera. Quindi ho dovuto fare un giorno solo, non come l'Exans che ho fatto 3 giorni. Però diciamo che, essendo un evento più piccolino confronto all'Exans, un giorno è bastato e avanzato. Quindi vi faccio vedere anche tutti i brand che mi sono piaciuti di più. Non c'erano tantissimi brand, però quelli che c'erano, diciamo, mi hanno abbastanza colpito. C'erano i classici, Spirit of Dubai, Spirit of Kings, insomma, buoni. Ce n'è stato uno che mi ha colpito più di tutti, che è stato Tobba, un brand di Hong Kong che poi vi faccio vedere. Però diciamo che io sono andato come l'Exans maggiormente per il network, per le persone che c'erano lì. Quindi diciamo che la maggior parte del mio tempo l'ho passata con Alex Perfume, l'ho passata con Matilda Sinister e l'ho passata con Vanessa, che è diventata un po' la mia manager insieme a con Matilda e Alex. Tra l'altro, questo video lo sto anche registrando con l'iPhone nuovo, perché sto provando e non ho voglia di tirare fuori la videocamera nuova. È anche un modo per testare un po' questa nuova videocamera, non è la modalità cinematica, ma vabbè, insomma, ne parlerò in un altro video. Ho preso quello viola. E diciamo che ho passato quindi la maggior parte del tempo a fare network, a conoscere brand, a sentire sì qualche profumo, ma anche a farmi dare consigli su come migliorare i miei video, a cercare di conoscere nuovi brand, a farmi conoscere nuovi brand, a propormi per nuove collaborazioni, perché sto iniziando a collaborare sempre di più. Io sì, sono un creator lifestyle, però diciamo che il mondo dei profumi è una parte su cui puntare, almeno dal punto di vista lavorativo. Poi mi piace, è un mondo che mi piace, è un mondo che funziona, quindi perché no? Quindi ho preso tanti appunti su come migliorare i miei video, su cosa fare per i miei social, sulle prossime collaborazioni, su anche nuovi brand, e sono tornato a casa con anche 3 profumi nuovi, 3 profumi pazzeschi, che uno è quello di Christian Cavagna, che è il mio profumo preferito del momento ed è Murice Imperiale. Uno invece è un brand che mi ha visto insieme a Jeremy, è passato anche Jeremy di colpo, e non ci ho neanche fatto in tempo a fare una foto, però diciamo che l'avevo fatto ormai l'Exans, e niente, quindi mi ha visto insieme a Jeremy, eccetera, chiacchierare e tutto, e allora mi hanno fermato, che avevo appena sentito i loro profumi, e mi hanno regalato anche loro una boccetta di un profumo, che è Twilight Sapphire, un muschiato, ne parlerò anche in altri video. E invece poi alla sera, Murice Imperiale è tipo un oceanico alla tuberosa, è veramente incredibile, dura tantissimo, è quello secondo me migliore di Christian Cavagna al momento e mi piace tanto tanto tanto. E poi alla sera invece ci siamo preparati, finito l'evento, ho girato un sacco, stanchissimo, perché sono andato fino in macchina a Firenze, perché poi la sera almeno ero più libero di tornare a casa all'orario che volevo, e diciamo che sono tornato, ci siamo rinfrescati, dato una rinfrescata, e poi siamo andati a questo evento a cui eravamo invitati, di Welton, che è un brand inglese, di questo signore, questo Mr. Welton, che ci ha invitati poche persone nella sua casa, in questa casa privata molto lussuosa, che nelle campagne attorno a Firenze, nelle colline toscane, ed era bellissimo. Ovviamente c'era la musica dal vivo, c'erano i drink, si poteva bere tutto il vino, io ovviamente il succo alla mela e quindi niente, è stato molto bello. Anche lì ci ha fatto vedere tutta la sua collezione di profumi, si vedeva che era una persona che ha lavorato con gente come Karl Lagerfeld, ha lavorato con gente come Christian Lacroix, ha lavorato con gente come John Galliano, e quindi ovviamente dopo un mondo così, cioè dopo una vita così, adesso si vuole rilassare, ha creato il suo brand, quindi è più da un punto di vista artistico che commerciale. Mi ha fatto molto piacere, abbiamo mangiucchiato qualcosa, lì siamo stati lì, abbiamo parlato con le persone, ci ha fatto vedere un po' la sua storia, le sue cose, perché in realtà mi sembra di aver capito che fa anche cose su tutta la casa, perché aveva il suo brand, il suo logo anche sui cuscini, eccetera. Ci ha fatto vedere alcuni suoi profumi, le candele, bellissime. E poi, uscendo, anche lui ci ha dato un gift a ogni invitato, con dentro una candela molto buona che devo ancora accendere, ma dall'odore col throw sembra buonissima e bellissima, tra l'altro. Un profumo anche quello molto buono, e non lo conoscevo, e veramente incredibile, inglese però scuro, oud, molto elegante, molto 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 buono, e lo testerò di sicuro, è uno dei toilette quello che ci ha dato.
E poi un sapone che andrò a provare, un sapone di lusso che sono molto contento. Quindi ecco qua ragazzi, in realtà volevo semplicemente raccontarvi un po' come è andata il Pitti, brand nuovi che mi sono piaciuti, magari farò altri video sui migliori profumi che ho trovato al Pitti. Uno, vi spoilerò, quello migliore che mi ha colpito di più è stato quello di Tobba, questo brand di Hong Kong che si chiama Force. Profumo verde buonissimo, veramente finalmente qualcosa di diverso. Poi tanti profumi molto simili, alcuni carini, tipo questi qua che mi hanno riconosciuto, alcune persone mi hanno riconosciuto, hanno voluto fare foto con me, e che fanno magari profumi che ricordano l'antica Roma e quindi particolari, oppure Osmotec che cercava di ricreare profumi che non esistono più, i profumi iconici di una volta. Quindi c'era qualche brand particolare, brand che anche conoscevo, come Step Aboard, che avevo già visto Alex Sans. Poi c'era anche Gualtieri, che parlava, ma non l'ho visto perché c'era una coda infinita. C'era anche varie conferenze sulla rosa, su vari temi. Io però ho stato lì una giornata, quindi ho girato un po' per sentire, un po' per fare network, e poi sono tornato a casa. Quindi ecco qua ragazzi, questo è stato il mio vlog al PT, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete qualsiasi domanda, lasciatela in descrizione, io ne parlerò sicuramente ancora. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!